Perché bisogna votare sì domenica? Perché bisogna correggere la linea che ha caratterizzato i governi fino a quello attuale, che è per niente rispettosa delle prerogative delle risorse naturali e ambientali e della sicurezza dei cittadini, mettendo in crisi anche le risorse idriche che sono insostituibili oggi e domani, individuando una serie di permessi, ad esempio nel Vallo di Diano, in Basilicata o anche in Irpinia, che interessano proprio i serbatoi naturali dell'acqua potabile. Quindi è una linea assolutamente perversa che deve essere modificata, non più a favore esclusivamente delle compagnie petrolifere e degli interessi connessi alla risorsa nera, ma soprattutto a tutelare le risorse ambientali che serviranno a tutti i cittadini anche nei prossimi secoli. Possiamo dire che questo il lavoro futuro, diciamo, delle compagnie petrolifere e delle compagnie che lavorano sul gas può interessare anche il Cilento del Vallo di Diano. Ma non è escluso che se vedessero la possibilità dell'estensione di qualche giacimento anche al di sotto del Cilento, perché no? Premesso che i danni ambientali arriverebbero anche dagli impianti che sono già in opera, attraverso un inquinamento, un probabile o un possibile inquinamento delle falde acquifere che riforniscono anche il territorio del basso salernitano. Certo, perché le rocce che alimentano le sorgenti utilizzate per tutto il Salernitano, per la Campania e per la Puglia, sono alimentate dalle rocce molto fratturate, molto permeabili e facilmente inquinabili da parte degli idrocarburi. Quindi devono essere delle rocce, delle montagne da tutelare in maniera assoluta, per cui abbiamo proposto di istituirli come santuari dell'acqua potabile, in maniera tale che siano vincolate e su di esse non possono essere avviate le attività potenzialmente inquinanti.